All'interno della sala stampa della Palla di Concilio, insieme a noi Jonathan Tavernari, BCC Agropoli, che ha ripreso dagli allenamenti dopo la splendida vittoria di Reggio Calabria. Jonathan, prova di grande maturità, una gara dominata dall'inizio alla fine. È stata veramente una bella partita per noi, abbiamo iniziato bene, abbiamo giocato molto bene di squadra, tutti hanno dato una mano, da Terence e Mark fino a Enrico che è entrato e ci ha aiutato un po'. Veramente è stata per noi una bella trasferta. Sono le cose che diciamo le grandi squadre fanno. Andava a un posto dove non è facile da vincere e, come hai detto te, ha la maturità di vincere e giocare bene 40 minuti. Ecco, ma all'inizio della stagione ti aspettavi che a questo punto, dopo 9 giornate, potesse essere i primi, insomma? Aveva la speranza, diciamo, prima di firmare. Io, Terence e Mark ci avevamo parlato un po' fra di noi e sapevamo cosa significava o potrebbe significare fare quello che stiamo facendo adesso, da vincere, da stare in primo posto, da avere qualcosa più di speciale che non soltanto la salvezza come obiettivo, e quindi già si parlavano tra di noi. E poi, quando siamo arrivati qua, stiamo lavorando ogni giorno con i piedi per terra, sapendo che la cosa più importante è raggiungere la salvezza il più presto possibile, e poi quando quell'obiettivo si è raggiunto andiamo al prossimo passo. Vediamo invece la tua prestazione personale, hai fatto pochi punti, 7 punti, però decisivi, in particolar modo nel terzo e nel quarto quarto, nel momento in cui Reggio Calabria ha tentato di riavvicinarvi, subito ci hai pensato tu con 2 bombe da 3 per allontanare il tentativo di rimonta. Sì, quindi secondo me è stata una... personalmente mi è piaciuto, perché facevo un paio di settimane che veramente non faceva le canestre importanti, i momenti importanti, quindi ho potuto avere un importante per la squadra nel momento del quarto quarto, dove loro hanno provato a fare una ripresa, però ho segnato dei canestri, quindi anche se secondo me, secondo quello che mi hanno detto, la Lega ha sbagliato un po' delle statistiche, la cosa più importante per me... Pure secondo me, perché in effetti 10 punti... Per me la cosa più importante è che ho visto la palla entrare nel canestro, ho sentito il successo di fare un canestro in un momento importante, quindi per riprendere la mia fiducia, che queste due ultime settimane non è stato molto alta, sarà veramente importante. Ecco, adesso però c'è un'altra trasferta importante su un altro campo blasonatissimo come quello di Siena. Che partita ti aspetti? Secondo me Siena è una squadra molto sottovalutata. Hanno degli americani fortissimi, dei buoni italiani che capiscono come giocare, come vincere. Poi è difficile non mettere insieme Siena con tutti quegli scudetti vinti, perché alla fine ha cambiato allenatore, giocatori, però il pubblico, i tifosi, la mentalità vincente non si è cambiata lì, quindi sicuramente sarà una bella partita, una bella trasferta. È un'altra trasferta dove sarà un grande test per noi, una prova di vedere come è la nostra maturità, come giochiamo, ci auguriamo il meglio. In bocca al lupo, vuoi fare un saluto speciale? No, voglio ringraziare tutti i tifosi che sono venuti a Reggio Calabria, abbiamo stati lì una centinaia di tifosi e veramente il loro calore ci si è sentito, e voglio ringraziare ognuno della curva per il supporto, stare vicino a me nelle ultime 2 settimane, che personalmente è stato un po' difficile nel confronto mentale, però meno male che mi sono sbloccato.